Massimo Terenzani, presidente del Canaletto. Massimo, quest'oggi Marco Grillo mi ha lasciato un'intervista dove c'è stato quell'incidente, non so se vuoi chiamare incidente o dimmi te, che è successo proprio a Massimo Terenzani. Ci vuoi spiegare qualcosa di più e se ci vuoi dare le tue ragioni a questo punto? Ma lo chiamerei un triste e grave errore. Marco ha perfettamente ragione a essere arrabbiato perché ho fatto un gesto di cui mi pento, di cui ho chiesto scusa, che non dovevo fare. L'ho fatto in un momento in cui non ho considerato le implicazioni che avrebbe avuto quel gesto lì per la borgata, per cosa rappresentava quella coppa, per i ragazzi che erano in mare. Ho chiesto scusa, ti ringrazio perché mi dai l'opportunità di rifarlo. È un gesto imperdonabile, spero che col tempo si possa capire che non l'ho fatto con cattiveria, ecco. L'ho fatto a mia volta, credo, per un gesto nobile. Ti posso fare una domanda? Che cosa è passato in questo momento nella tua testa per fare un gesto così? Ma ti rendi conto che è successo un qualcosa di gravissimo che non succede da decenni nel Palio e che stava per passare, nonostante tutto, sta passando sotto traccia e sotto tono. Cioè, due equipaggi sono stati squalificati ingiustamente. E dico ingiustamente perché la squalifica non ha nessuna ragione di essere. Sono stati squalificati perché i remi non sono conformi. In realtà i remi sono i remi che usiamo da 10 anni, sono remi ufficiali, sono remi uguali a tutti gli altri, tutti i remi sono in carbonio fatti dallo stesso produttore e quindi probabilmente c'è stato un errore della giuria che ha, prima cosa, sbagliato a misurare, B, ha sbagliato nella procedura. Perché invece di fare una segnalazione, di confrontarsi, di capire, è andata avanti dritto senza consultarci, senza prendere in considerazione nessun tipo di riflessione, ha squalificato due borgate. Io ho provato ad avere un'interlocuzione con la giuria, con il comitato delle borgate, mi hanno snobbato tutti, quasi deriso, e a quel punto ho cercato di attirare l'attenzione con un gesto. Poi ho sbagliato il gesto, ma diciamo che quello che mi ha portato a fare quel gesto è un qualcosa di altrettanto grave. Adesso parliamo del mio gesto, ho chiesto scusa ed è gravissimo, ma è altrettanto grave da un punto di vista sportivo la squalifica di due equipaggi ingiusti, la squalifica ingiusta di due equipaggi. Questa cosa qui è gravissima e vorrei che se ne parlasse. Se ne deve parlare, perché domenica prossima abbiamo lo stesso problema, perché i remi saranno sempre quelli. Non è che possiamo metterci a modificare dei remi in carbonio. Non è legno, è carbonio. Grazie. Grazie a te e ripeto, ancora scusa a tutti, non solo all'Erici, al Comune, agli altri equipaggi, alle borgate e a tutte le persone che si possono essere sentite offese dal mio gesto. Non volevo essere offensivo, era solo un atto di protesta. Grazie. Grazie mille.